Tipico tatuaggio con annesso tipico giubbotto. Tipica birra in compagnia. Tipico groviglio di amici e di moto provenienti da per tutto. Tipico regalo al presidente. Molto orgoglio e anche con molta, come dire, umiltà. Tipica allegria. E poi il tipico rombo dei motori Harley Davidson. È stato questo il raduno organizzato dal chapter, ovvero club sezione di Pescara, e che da Pescara ha portato oltre 400 road runners ad amare l'Abruzzo, per poi tuffarsi in riva all'Adriatico in una spettacolare parata lungo l'intera riviera fino alla festa finale al Paladin Martin di Montesilvano. Per cominciare, ci vuol raccontare la prima volta, non in quel senso, con l'Harley? Guardi, è stato proprio a Pescara quando questo concessionario era sulla nazionale. Ero a Tocco con i miei genitori, con mio zio, che sono appassionati di motociclette e che hanno una piccola collezione di moto storiche, e io ero molto incuriosito dalle Harley Davidson, capire se queste moto gigantesche che sembrano un po' fuori misura e un tantinello esagerate, come si portavano, che sensazione si provava nel portarle. Ed è stato, come dire, amore a prima vista. Purtroppo non mi sono mai potuto permettere l'acquisto, quindi l'ho guidata in tante occasioni diverse, come questa, altre occasioni analoghe. Quindi non è un Harley dipendente? Non sono. Non deve uscire dal tunnel, insomma. Mi piacerebbe. La nostra patch di quest'anno del dodicesimo D'Annunziano, e ogni anno ricordiamo D'Annunzio, e quindi riusciamo sempre a tema a fare dei giri, dei run. Oggi siamo stati sulla Maiella, siamo stati a Campo Imperatore e sulla Costa dei Trabocchi. C'è? La panza c'è. Si è fatta la vista precedente. Lanciano. Da dove venite voi? Ciao, veniamo da Pescara. No, da Perugia, scusa. Questo è un effetto della Ciao. Birra o. No, birra, stamattina posso solo la birra. Allora, sono contentissima perché ogni volta che vengo qua l'accoglienza è bellissima, veramente strepitosa. Riesce a fare un parallelo tra la soddisfazione, il piacere e il modo con cui lei guida l'Harley Davidson e il suo modo, per esempio, di fare politico o di vivere proprio? Ma devo dire, questa è una motocicletta fatta per godersi la vita, fatta per fare lunghe passeggiate, bei panorami, viaggiare comodo, in compagnia, perché le motociclette, soprattutto quelle, diciamo, touring, permettono anche al passeggero di essere seduto in poltrona, che la persona che sta dietro, anche la moglie, la coppia, comunque il compagno di viaggio, viaggia bene, viaggia comodo, si diverte, ascolta la musica se la moto è ben attrezzata, quindi è un'altra filosofia. Quindi il suo modo di vivere, di fare politica, è con serenità, con piacere e in compagnia. Esatto, possiamo dire così.